J'ai deux enfants qui sont disparus depuis le 1er 3 2011. Ils sont partis de l'Hawaria vers Lampedusa pour changer leur vie. Si tu prends ces bateaux, tu vas mourir dans la mer. Les personnes disent, moi je suis maintenant mort sur le territoire tunisien car il n'y a pas de travail, il n'y a pas aucune chance de changer notre vie. Je suis mort, je suis mort, je prends le bateau. Il y a une possibilité que j'arrive en Europe. Si j'arrive, je change ma vie. Si je meurs dans la mer, mais moi je fuis tout ça et je vais mourir dans la mer. Et je ne peur pas. Mais je veux avoir une autre chance de vie. Then you don't think of risk. You are either life or death. There is death here, there is death here, you are in the middle. So you choose one. Either you stay in Libya, they kill you, or you enter the Mediterranean Sea, you survive it, you pass through the sea. If you don't survive it, you are on your own. So that was the risk we took. Les gens qui risquent leur vie, ils ne risquent pas leur vie pour mourir. Donc on ne doit pas enterrer la vie comme ça. Parce que Lampedusa, c'est une négation de la vie. L'existence de Lampedusa, c'est nier la vie aux immigrés. Parce que les gens, s'ils avaient la possibilité de venir de façon normale, comme moi je suis venu, je ne serais pas mort. Je ne suis pas mort, c'est parce que je suis venu dans une voie légale. Mais les gens qui meurent à Lampedusa, c'est parce que tout simplement, il y a une volonté politique de banaliser le mal, en fait. Ce que disait Hannah Arendt, c'est ça. Il y a une banalité du mal. On banalise le fait que les gens puissent mourir comme ça parce qu'ils veulent vivre. My boat was 250 passengers. There's nothing you do. You already seen the death. So just how you find yourself, you take it like that. That is the journey. It's not predictable. And I remember those who lost their life in the sea, both the children, both the pregnancy women, then both adults and children. So I was a little bit sad. There's nothing I could do about it. Lampedusa, c'est en fait le symbole d'une géographie que l'Europe veut imposer au reste du monde. L'Europe peut décider quand elle veut et quand ça l'arrange, que Lampedusa soit ici à Lampedusa et que Lampedusa soit en fait le mur contre le reste du monde. Noi non abbiamo mai avuto paura. L'unica paura non è mai venuta da sud di Lampedusa, ma è venuta da nord di Lampedusa. La paura delle politiche sbagliate, che sono le uniche che hanno veramente comportato danni. È possibile fondare un'alternativa all'accoglienza securitaria dei megacentri? È quella della rete diffusa sul territorio, del coinvolgimento dei comuni, dei cittadini, delle associazioni. Sono numeri veramente piccolissimi quelli che passano da Lampedusa. Diventano grandi se si concentrano in luoghi piccoli come Lampedusa. Ma se aprissimo le porte delle città e dei piccoli comuni d'Italia, sarebbe più facile tutto. Sarebbe più dignitosa l'accoglienza, sarebbe possibile l'integrazione, sarebbe possibile anche l'incontro e la comprensione delle loro storie, delle ragioni dei loro viaggi, di quanta ricchezza portano e di quanti saperi, di quante competenze. Ci piaccia o no, il nostro sarà un futuro multietnico. E mettersi di traverso non serve a niente, tanto vale cominciare ad aprire le nostre braccia e a conoscere quelli che saranno, diventeranno e sono già adesso e saranno i nostri compagni di viaggio. Il mondo adesso è una frontiera aperta, ci si muove, la gente si muove, bisogna pensare a questa evoluzione, non possiamo rimanere alla politica di 15-20 anni fa. Da una parte vogliamo e diciamo che devono avere le gambe per camminare da soli, ma poi noi gli diamo gli strumenti per poterlo fare. Fanno dei viaggi allucinanti per arrivare a prendere queste navi altrettanto allucinanti, su cui ne succedono di tutti i colori, molto spesso ci lasciano anche le penne,
Poi arrivano qui e dicono, boh, è fatta, almeno siamo arrivati. Invece qui comincia il calvario. Se a queste persone si dà un piano e le si lascia condurre la propria vita dando del tempo, io penso che non saremo a questo punto, perché stiamo sempre iniziando da capo. Dopo 15 anni, 14 anni, quanti sono ancora considerata non integrata. Sconfinati è un giornale che abbiamo deciso di fare per un motivo molto preciso, cioè quello di dare voce ai rifugiati, ma non dare noi voce ai rifugiati, cioè non che, come al solito, chi si occupa di rifugiati scrive sui rifugiati e per i rifugiati, ma uno strumento che noi che permetteva ai rifugiati di scrivere in prima persona. Spesso dicevano, perché scrivono su di noi? Perché non siamo noi a scrivere le nostre idee, quelle che pensiamo, il nostro stato d'animo? Arrivare a quello che sto facendo adesso, che vuol dire lavorare nella cultura, è stata una cosa casuale. Non era veramente tra i progetti che avevo quando venivo qua. Ho iniziato a partecipare a incontri a scuola, a fare progetti, e laboratori, e piano piano è nato anche tutto il resto, tutto quello che è diventato non soltanto il lavoro nelle scuole, fare l'educatore, organizzare un festival come il Club Africano. Abbiamo il cinema, abbiamo la letteratura, abbiamo le conferenze, abbiamo le cene, abbiamo il racconto, no? Raccontare l'Africa in Africa, l'Africa in Italia e il cambiamento che sta portando la sua presenza sul territorio italiano, perché comunque l'Italia non è più quella di, non so, 30 anni fa, dove c'erano pochi stranieri e poca cultura straniera all'interno del suo contesto. Adesso noi siamo qui e la nostra presenza è anche una presenza culturale, una presenza che porta a cambi. Cleo mi ha chiesto di essere madrina e io piacevolmente ho accettato. Attraverso questo festival ci proviamo a cercare di interagire tra di noi, appunto, di farci le domande. Come ti chiami? Da dove vieni? In che Dio credi? Cosa mangi a casa tua? Sono domande semplici, stupide, che però ti aprono un mondo. È come aprire un libro d'avventura, no? Il mio sogno primo era studiare, questa è stata la prima cosa che volevo fare. Da clandestino chiaramente non lo puoi fare, dopo che hai fatto questi due anni di clandestinità ti rendi conto che devi cambiare il progetto e ho lasciato quello. E la cosa che ho scoperto, anche l'essere clandestino non è una cosa banale, nel senso che in Burkina Faso hai la tua identità, la tua storia, sai chi sei, cosa fai, il tuo percorso. Qua scopri che non esisti legalmente. Pensare che si possano cambiare le cose in grande è pura utopia. Ognuno deve fare il suo lavoro. Ci sarebbe la possibilità di vivere in pace e di vivere in maniera dignitosa per tutti, per gli italiani e per gli stranieri. L'atteggiamento delle istituzioni nei loro confronti è un po' diverso da tutti gli altri stranieri. Sono stranieri perché i diritti non sono proprio uguali per tutti. Nei loro confronti c'è un atteggiamento diverso. Rom presenti sul territorio nazionale, le statistiche parlano di 180.000 persone, quindi non di milioni e non di una invasione barbarica. Diciamo che su 180.000, credo che la stima è intorno a 110-120,
cittadini italiani. Sicuramente la maggior parte appartiene ai rom provenienti dall'area balcanica in generale. A Torino si parla dei primi fine anni 50 e inizio anni 60 e ancora oggi abbiamo la gente di quell'epoca lì che è ancora considerata straniera a Torino in Italia perché è in assenza dei documenti. Abbiamo anche noi i nostri diritti, però alla fine l'Italia non è nostra terra. Quindi siamo abusivi e abbiamo paura, certo che c'è paura. Prima era molto peggio, prima di entrare nell'Unione Europea, la Romania, perché senza lavoro non potevi prendere l'affitto. Senza affitto non potevi prendere la carta d'identità, era sempre una dell'altra. Era sempre perché lavoravamo in nero, un giorno sì, uno no, una settimana. Lasciavo il numero in giro dei amici, dei parenti che conoscevo per lavorare. È sempre andato così. Dovete passare che dobbiamo mettere le idee. Grazie. Okay. Siamo di fronte all'area abusiva di Lungo Stura Lazio, dove a Torino sono allocati in questo momento circa 1000 rom di origine rumena che sono stanziati qui ormai da quasi 10 anni. È previsto nel nostro intervento che nel giro dell'anno 2014, entro dicembre, questa area sosta non esista più. Noi dovremmo coinvolgere in questa area circa 600 persone beneficiarie. Per ognuno dei nuclei potranno esserci delle risposte differenziate che andranno dall'inclusione abitativa in alloggio, passando per delle situazioni di housing con delle allocazioni che possono essere vissute da nuclei con un impatto economico minore avendo servizi in comune, cascine che verranno affittate e talvolta può anche essere nel tempo acquistate dai nuclei in una dimensione di anche autocostruzione e autorecupero, che avranno la possibilità di costruirsi piccoli servizi e piccole strutture, facendo di quell'area, di quel terreno, anche una possibilità di reddito. Questo è un progetto che nasce intanto sulla base di un lavoro che è già presente da parecchi anni in città, un lavoro di rafforzamento delle reti territoriali delle varie organizzazioni, un lavoro congiunto tra privato sociale e istituzioni, proprio per evitare che i fenomeni di discriminazione si accentuino in un momento come questo. Noi dobbiamo essere molto attenti nel creare condizioni di pari opportunità. È chiaro che la cosa che potrebbe aiutare a fare questo è l'avere un welfare robusto per tutti. Una delle cose che vorremmo stimolare assolutamente è la possibilità di sostenere le competenze di autonoma imprenditorialità di nuclei che hanno imparato a sopravvivere in un contesto come questo. Quali sono queste dimensioni di autonoma imprenditorialità? Nelle feritoie, nei margini della nostra produttività ormai, potremmo dire, quasi completamente scomparsa, la vocazione della città di Torino è continuamente da cercare, da trovare, eccetera. Forse allora proprio le persone che in questi anni sono sopravvissute in una condizione così drammatica come questa possono avere delle competenze di autonomia, di elasticità per gestirsi rispetto a soluzioni lavorative che possono essere completamente nuove. Perché non si chiede a queste persone da dove vengono e che cosa sanno fare soprattutto? Chissà quanti talenti ci sono lì in mezzo, noi non lo sappiamo. Chissà quanti laureati, quante persone che potrebbero anche, no, dare il loro contributo. A noi non ci interessa proprio neanche sapere come si chiamano. Avverto che c'è un'Italia diversa da quella che ha paura. Secondo me l'Italia che ha paura è una minoranza rumorosa. L'esperienza che ha fatto Lampedusa, che dimostra che la paura è un sentimento sbagliato, su cui viene alimentata tanta, tanta propaganda politica negativa. Quei piedi che si portano nei diversi luoghi in questa terra che si appartiene dovrebbe essere una cosa normale. We crossed Zimbabwe's border, flew over the dry fields of my homeland. L'uomo è sempre appartenuto a questa terra, appartiene a questa terra e non c'è nessun confine che regga. The Soweto shirts
aller et venir, la liberté de circulation, c'est un droit. Ça doit rester dans la sphère des droits qui sont innégociables, qui sont inaliénables, parce que les gens ont le droit de choisir d'aller vivre là où ils veulent. Has different stars. I may be walking in the streets of a city called London, but the dust on my boots and the rhythm of my feet and my heartbeat say Africa. I may be walking in the streets of a city called Amsterdam, but the dust on my boots and the rhythm of my feet and my heartbeat say Africa. Say Africa. Say Africa. Say Africa, say Africa, say Africa, say Africa, say Africa, say Africa. Sticks and stones and the UN loan and the passport controls for countries that don't exist.